Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pronti per un nuovo inizio? La coppia potrebbe tornare presto a vivere insieme. Galeotta fu la scorsa edizione del Grande Fratello VIP, durante la quale Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano si abbandonarono all'amore. La loro storia ha prodotto sin dai primi istanti uno spartiacque definito. Alcuni utenti web hanno ritenuto che la coppia potesse resistere anche lontana dalle telecamere. Altri invece hanno sostenuto che il rapporto nascesse da uno sterile tentativo di conquistare l'opinione pubblica. In seguito alla conclusione della trasmissione, i due GFini hanno documentato periodicamente alcuni momenti significativi, quali ad esempio la nascita di Céline Blu, per poi esaurire una relazione giunta al capolinea. Sophie Codegoni non si è limitata a raccontare di un tradimento e di qualche futile discussione, bensì ha dichiarato pubblicamente davanti a milioni di italiani di aver subito aggressioni verbali e fisiche da parte di Alessandro Basciano. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato a Verissimo come il padre di sua figlia le avesse tirato uno schiaffo in pieno viso, il cui motore sarebbe stato un sentimento di gelosia e rabbia. Affermazioni non certo da poco, responsabili di aver prodotto una profonda indignazione. Alessandro Basciano tornò quindi negli studi Mediaset di Verissimo per smentire Sophie ed esporre il suo monologo strappalacrime. Sophie e Alessandro, chiusa una porta si apre un portone. Chi ama veramente, perdona si dice. Sophie Codegoni, tuttavia, ha davvero molto da mandare giù. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di concedergli una seconda possibilità. La coppia infatti potrebbe tornare presto a condividere lo stesso tetto. L'influencer, di fatto, ha pubblicato una serie di stories dove mostra i pacchi del trasferimento e sui quali si intravede l'attrezzatura da DJ di proprietà, forse, di Alessandro Basciano. Sembra dunque che i due abbiano trovato casa ed abbiano intenzione di costruire nuovamente una stabilità familiare che possa contribuire alla crescita serena della primogenita. Di fronte all'attenzione mediatica associata alla loro separazione, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno deciso di tutelare la rinnovata passione, senza confermarne l'esistenza all'opinione pubblica. Contrariamente a quanto accade di consueto, la riconciliazione tra i due è emersa in seguito alla diffusione di alcune indiscrezioni, non certo per stories e post d'amore che annunciavano l'epocale ritorno di fiamma. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.